Segretario, buongiorno, procediamo con l'appello. Buongiorno, anche se io ancora non vedo che la registrazione è partita, però se lo dite voi È è partita, è già partita partita. Ok, la regia. seduta del 6ª Commissione Consiliare del Comune di Palermo del 4 giugno 2021, numero 903. Procedo con l'appello dei consiglieri. Anello presente, Cusumano assente, Presente, Gelarda, buongiorno. buongiorno, Scarpinato. Buongiorno, presente. Buongiorno, Zacco, assente. Tre consiglieri su cinque presenti. Benissimo, allora verificata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta e do la parola ai consiglieri per le comunicazioni. Prego, Senta, ancora prima delle comunicazioni sull'ordine dei lavori. consigliere Scarpinato. Sì, grazie Presidente. Atteso che ieri in commissione abbiamo cominciato a leggere e a trattare la delibera che è arrivata, quella a firma del dirigente Maneri, abbiamo letto la delibera, ma non ci siamo soffermati sui pareri. Io prima di continuare le chiedo l'inversione del punto e le comunicazioni le facciamo alla fine e le chiederei di continuare con la lettura dei pareri rispetto alla delibera. Perché, Presidente? Perché prossima settimana, se non erro, giorno 7, ci sarà l'assessore e gli uffici che verranno in commissione. È giusto e doveroso da parte nostra fare un approfondimento ancora prima del dibattito e quindi necessita andare a prendere visione dei pareri e capire quello che hanno scritto i dirigenti in questa tipologia, in questa fattispecie. Quindi glielo chiedo e poi ovviamente ascolto pure gli altri per capire se la pensano come il sottoscritto. Grazie. Consigliere Scarpinato, io condivido in pieno la lettura dei pareri e la possibilità di esaminare la delibera. E proprio per questo, però, nell'attesa che magari stanno per collegare sia il presidente Zacco che il consigliere Cusumano, io sto pensando forse potrebbe essere utile nel frattempo, anziché procedere con le comunicazioni, leggere il verbale di ieri e darne l'approvazione, che così può essere utile in attesa del collegamento degli altri. E poi iniziamo con la lettura Nulla dei contro, pareri. Presidente, nulla contro. Consigliere Gelarda, per lei? Perfetto, Va benissimo. allora procediamo con la lettura del verbale, segretario, di ieri, e facciamo l'approvazione del verbale di ieri. Sì, un attimino che devo fare le co tutte cose, sono da solo, quindi devo Sì, possiamo predisporre il aspettare qualche secondo. verbale. Ok. Tenendo che di legge Attendiamo. parlamentare ieri, i consiglieri concordano. Ok. Allora, procedo con la lettura del verbale della seduta di ieri, numero 902, del 3 giugno 2021. Il vicepresidente Anello, alle ore 10:15, apre la seduta in modalità telematica in seconda convocazione con la presenza dei consiglieri Cusumano, Gelardo e Scarpinato. La registrazione è la stessa, che parte integrante del verbale, sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al seguente link. Argomenti da trattare, problematiche relative al conferimento nella sesta vasca. Al conferimento della sesta vasca, notizie sulla costruzione della settima vasca ed eventuale conferimento dei rifiuti fuori dalla regione con un aggravio sul palazzo. Parere ai sensi dell'articolo 5 della legge 84/94 sul documento di pianificazione strategica del sistema DPS e dell'ADSP. Comunicazione, programmazione, incontri, varie eventuali. La commissione per affrontare l'argomento posto al numero 1 ha invitato in audizione l'amministratore unico della RAP Girona Vocaluso e l'assessore Sergio Marino. Entrambi gli invitati hanno declinato l'invito poiché sono impegnati in altri incontri precedentemente organizzati. Il presidente Anello chiede se ci sono delle comunicazioni da parte dei consiglieri. Il consigliere Cusumano chiede di leggere la delibera relativa al documento di pianificazione e strategia di sistema DPSS dell'ADSP. Tutti i consiglieri concordano con quanto proposto dal consigliere Cusumano. Si procede con la lettura della proposta di deliberazione. Il presidente Zacco assume la presidenza. Il presidente Zacco chiede informazioni sulla lettura della proposta di deliberazione. Il vicepresidente risponde dando delucidazione alle motivazioni che hanno indotto alla lettura della deliberazione. Il presidente Zacco propone di invitare anche l'assessore Giusto Catania, visto che la proposta di deliberazione è a sua firma.
Consigliere Cusumano ringrazia il segretario per la lettura e propone di procedere con la discussione. Il vicepresidente Anello assume la presidenza. Il presidente Anello propone di chiudere la seduta e di rinviare la seduta, alla seduta di domani, la discussione, la lettura e l'approvazione del verbale della seduta odierna. Alle ore 11:05 la seduta è chiusa. Finito il verbale. Procediamo con la votazione allora per l'approvazione del Ok, verbale. allora per l'approvazione del verbale della seduta del 3 giugno, Anello, Favorevole. Cusumano, assente, Gelarda, Favorevole. Scarpinato, Parere favorevole. Zacco, assente, quindi approvato all'unanimità dei presenti. Benissimo, allora approvato il verbale di ieri, a questo punto diamo seguito alla richiesta del consigliere Scarpinato sulla lettura dei pareri in merito alla delibera che andremo a trattare la prossima settimana con gli uffici e con l'assessore. E quindi se la mettiamo in video cominciamo con la lettura dei pareri, visto e considerato che fra l'altro né il Presidente né il Consiglio Cusumano si sono collegati, procediamo noi con la lettura. Segretario, può Sì, procedere. un attimino. Ok, allora andiamo a prendere la delibera. Intanto dobbiamo presenta ora una scheda. Allora, quello che state vedendo, non so se lo vedete. No, ancora no. Adesso sì. Questo che state vedendo è Sì. praticamente il documento di pianificazione strategica di sistema, dell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale. Praticamente è tutto il documento di pianificazione e costa di 153 pagine. Noi dobbiamo andare a prendere i pareri. Allora, questa è la nota di trasmissione. Questo è parere di regolarità contabile. Questo è il parere della ragioneria generale, reso sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto parere senza l'articolo 5 legge 8494 sul documento di pianificazione strategica di sistema DPSS della DSP. Perviene fine dell'acquisizione del parere di regolarità contabile alla proposta di deliberazione numero 261 493 del 8/4/2021 all'oggetto parere senza l'articolo 5 della legge 84/94 del documento di pianificazione strategica di sistema DPSS della DSP a fine dell'espressione del prescritto parere sulla proposta di deliberazione esaminata si esprime parere di regolarità contabile non dovuto. Questo è sempre la ragione generale. Questo è sempre la ragione generale. Non credo che ci siano altri pareri. Quindi questo è l'unico Questo è il documento documento appunto. che abbiamo già Questo sviscerato esatto. sostanzialmente. Questo è praticamente il documento di pianificazione dove viene riportato tutto quello che è previsto nella delibera, insomma. Se volete possiamo leggere qualche parte che Secondo interessa. me sì, Presidente. Certo, dobbiamo Secondo me procedere con sì, la lettura. Presidente. Certo. Dobbiamo andare. Procediamo con la lettura del documento tutto nelle parti soprattutto principali. Prego. Allora, Presidente, se mi permette, questa è una delibera che sostanzialmente va a rivisitare e rivedere il quadro strategico, ovviamente relativa anche a una delle
delle risorse più importanti di Palermo, che è il porto. Quindi, atteso che noi dobbiamo fare la discussione con i dirigenti e con l'assessore, con la parte politica, è giusto andare ad analizzare, perché è complessa, non è lineare, ed è giusto approfondire, come ha detto anche il segretario poco fa, le parti di fattispecie. Assolutamente d'accordo, infatti dico, leggiamo nelle parti fattispecie il documento, segretario. Sì, sì, sto procedendo. Ok, allora, andiamo. Intanto andiamo alla presentazione e vediamo che cosa dice. Presentazione, allargo un po', forse troppo. Ok. Allora, intanto presentazione, nuove sfide e responsabilità delle autorità di sistema portuale per lo sviluppo sostenibile del territorio. Le città portuali sono luoghi complessi tra terra e acqua, porte potenti di rispettivi territori di riferimento in cui i flussi di trasporto consentono alle risorse, alle opportunità, alle aspirazioni e alle ambizioni delle città di tradursi in visioni di futuro capaci di generare nuove relazioni economiche, sociali e culturali e di alimentare progetti per lo sviluppo delle città e dei territori. In quest'ottica il mi raccomando, cammina piano, strategica di sistema portuale di... Consigliere Scarpinato. Allora, mi dica, sì, no, ho sentito bene, assolutamente. No, aveva il microfono aperto, non si è scarpinato e si è sentito qualcosa, per questo il segretario l'ha interrotto. Ah, perfetto. Continui, segretario. Che il documento di pianificazione strategica di sistema portuale di PSS agisce sia come quadro strategico per definire le azioni di sistema che permettono di specializzare, potenziare e rendere economicamente sostenibili le funzioni dei singoli porti, Palermo, Trapani, Termini Imerese e Porto Empedocle, sia come quadro propositivo di indirizzi di area vasta, di indirizzi di area vasta per lo sviluppo infrastrutturale, produttivo, turistico e urbano della Sicilia centro-occidentale. In questo contesto il porto è contemporaneamente un modo rilevante del sistema trasportistico locale, nazionale e internazionale, e una parte della città in trasformazione e riqualificazione. La indispensabile dimensione urbana dei porti, quindi, ne fa uno dei luoghi chiave dello sviluppo delle rispettive città, perché è in grado di riattivare nuovi metabolismi legati all'acqua ed economia circolare autosufficiente, anche generando nuove forme architettoniche iconiche, producendo nuovi paesaggi costieri e migliorando la vita della comunità attraverso il perseguimento coerente alle proprie finalità principali, ovvero la generazione e lo sviluppo e il potenziamento di flussi di merci e persone che attraversano quotidianamente l'interfaccia tra la terra e il mare. I flussi della cultura araba, sia materiale che immateriale, che si dis... urbana, scusate, urba... i flussi della cultura urbana, sia materiale sia immateriale, che si dispiegano sul mare e che lo attraversano, sono in grado di alimentare le grandi reti relazionali globali, rendendo da sempre le città di mare più dinamiche, comunicative e competitive. Negli ultimi anni, sui waterfront della città di mare sono state prodotte poderose energie innovative per il progetto della città, perché questi luoghi hanno una doppia potenzialità: da un lato sono portatori delle armature infrastrutturali planetarie, dall'altro sono esempi importantissimi di città che basano il loro sviluppo sulla cultura e sulla creatività. Ma questi sono anche luoghi in cui si sviluppano, si discutono e si alleano gli interessi degli amministratori, degli investitori, dei promotori, dei progettisti e dei cittadini in un'ottica proattiva e creativa e non puramente funzionale. Il documento di pianificazione strategica di sistema portuale si trova quindi in media res, perché esso affronta in chiave strategica tre istanze nello stesso momento: il potenziamento e la competitività dei porti in funzione di terminale di una catena trasportistica continua e complessa, la loro efficienza come aree di scambio, lavorazione e commercio, oltre che sosta dei passeggeri e merci, garantendo le necessarie connessioni con il territorio retrostante.
la rigenerazione dei waterfront urbani in nuovo rapporto osmotico e permeabile tra porto e città. Il rinnovato approccio strategico, oltre operativo e regolativo, alla pianificazione dei sistemi portuali consente di affrontare in termini nuovi il tema di pianificazione e progettazione delle aree portuali urbane come lo sono quelle di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle. L'obiettivo strategico del DPSS è quello di potenziare la funzione di interfaccia tra mare e terra, non solo come varco attraverso cui transitano merci e passeggeri, ma come dispositivo territoriale in cui si producano flussi e si generano economie e si attivino processi di riqualificazione urbana in grado di innescare strategie e progetti capaci di determinare un'interazione nel segno della qualità e delle funzioni urbane e portuali. La città liquida generata dal PRP di ultima generazione, come quello vigente sul porto di Palermo, viene quindi estesa e integrata da una visione territoriale di area vasta che torna a fare del mare una componente principale della prosperità dei territori, da una responsabilità sui processi di crescita di cui l'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale si fa protagonista. Il corollario di questa nuova visione strategica di area vasta e che l'autorità di sistema portuale, il DPSS, mette in chiaro che gli strumenti di intervento sugli scali potranno avere effetti sull'intero territorio della Sicilia occidentale, perché intervenendo sulla giurisdizione portuale intercettano, interpretano e trasformano gli ambiti urbani di immediato contatto, sia i territori, le comunità e i processi produttivi della regione costiera e delle aree interne. Il presente DPSS ha un ruolo di tracciare la strategia guida per rinnovare il rapporto tra le aree portuali, la città e i territori ed è la guida dei processi complessi che i futuri PRP dovranno affrontare. L'obiettivo generale del DPSS consiste nel riordino dei ruoli degli scali portuali e nella conseguente definizione dell'IUT portuale e nel ricomporre il senso e l'efficacia del sistema portuale, connettendo e distinguendo, integrando ed esaltando le singole identità funzionali. Il DPSS non vincola in modo conformativo le aree né all'interno né all'esterno della giurisdizione portuale, ma indirizza i futuri PRP alla definizione e razionalizzazione delle funzioni principali al fine di consentire una maggiore efficacia nell'uso degli spazi portuali. Indicazioni che il DPSS introduce sono rivolte infatti alla crescita economica dei porti e dei sistemi territoriali connessi. Per ottenere questo risultato, il DPSS elenca le azioni che la DSP introdurrà all'interno delle proprie competenze dirette, individua gli interventi che la DSP chiede agli attori territoriali nazionali, regionali, metropolitani e comunali di mettere in campo per poter far sì che lo sviluppo dell'economia del porto sia anche chiave per lo sviluppo del territorio di riferimento urbano, metropolitano e regionale. Poiché la diversa velocità di trasformazione delle quattro aree portuali rispetto alle città ha fatto sì che gli scali si siano trasformati in luoghi in gran parte chiusi e separati dalla città, luoghi marginali e produttori di svalore urbano, con il DPSS l'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale avvia in quanto prioritaria la ridefinizione complessiva dei rapporti tra porti, città e territori, annullando le barriere economiche, funzionali e concettuali, portando funzioni urbane compatibili ed alto valore aggiunto fino all'acqua e prolungando la filiera economica attraversata dai porti anche dentro le città e nei territori interni a vantaggio delle comunità locali. L'impegno per il futuro del territorio della Sicilia occidentale, che discende dai contenitori del DPSS, si connota la tempestività e la rilevanza rispetto alle grandi politiche continentali. Come dimostrato in molte realtà portuali europee, la rigenerazione dei porti
pone grandi questioni sul tema della sostenibilità e dello sviluppo. Gestire l'infrastruttura e costruire strategie di sviluppo economico in passato sono spesso state in contrasto con le questioni ambientali. Oggi la sfida della sostenibilità è sempre più integrata nelle strategie di crescita economica e rigenerazione delle politiche dell'Unione Europea. In tal senso mostrano una volontà e una concreta proposta di soluzioni in cui economia e sostenibilità non sono più in conflitto. Il nuovo Green New Deal e le strategie post-Covid-19 si affiancano e completano la strategia di potenziamento infrastrutturale di livello comunitario e spinge i territori locali a potenziare il rapporto tra economia ed ecologia. Il DPSS impegna la DSP ad aderire al Green New Deal europeo, in particolare contribuendo fattivamente allo sviluppo del piano d'azione comunitario. La DSP quindi contribuirà a promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare e a ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento. L'Unione Europea intende raggiungere la neutralità climatica nel 2050 e per conseguire questo obiettivo il settore del trasporto marittimo gioca un ruolo centrale. Per questo il DPSS contribuisce a rafforzare numerosi settori della nostra economia, tra cui investire in tecnologie rispettose dell'ambiente, sostenere l'industria dell'innovazione, introdurre forme di trasporto privato e pubblico più pulite, più economiche, più sane, decarbonizzare il settore energetico, garantire una maggiore efficienza energetica degli uffici, collaborare con i partner internazionali per migliorare gli standard ambientali mondiali. L'autorità di sistema portuale agisce su un contesto in cui molti di questi elementi possono essere messi alla prova, applicando soluzioni innovative e proponendo ipotesi di sviluppo per il territorio di diretta competenza, territorio di diretta competenza. Per le città in cui gli scali portuali si trovano e per i territori di riferimento. Pertanto, attraverso quanto previsto dal DPSS, l'autorità di sistema portuale scusatemi, c'è il consigliere Cusumano che sta telefonando. Voglio capire che pronto? Chi è che sta parlando? Non ho capito. Giulio? No, ho chiamato per chiederti se ti colloco qua. Come? Sì. Va bene, ok. Vuoi il link? Scusate, mando il link al consigliere. Si vede che ha avuto difficoltà di collegamento. Sì. Cusumano. Ok. Inviato, continuo con la lettura. Allora, rileggo questa parte sottolineata perché naturalmente l'autorità di sistema portuale agisce su un contesto in cui molti di questi elementi possono essere messi alla prova, applicando soluzioni innovative e proponendo ipotesi di sviluppo per il territorio di diretta competenza per la città in cui gli scali portuali si trovano e per i territori di riferimento. Pertanto, attraverso questo quanto previsto dal DPSS, l'autorità di sistema portuale assume un ruolo rilevante come main player dell'attuazione della strategia europea per la transizione ecologica, non solo intercettando apposite risorse e diventando attuatore delle linee di finanziamento, ma anche indirizzando alcune scelte che poi troveranno i territori della Sicilia centro-occidentale come destinatari. L'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale si impegna sul tema del potenziamento dell'economia portuale e allo stesso tempo sul tema della qualità della città-porto in una sfida che può agevolmente trovare il proprio riferimento nelle politiche dell'economia verde
e nell'impegno alla costruzione di economie più forti, perché più resilienti e capaci di adattarsi alle mutevoli condizioni dello stato attuale dei territori di interfaccia tra mare e terra. Questo documento strategico, che dovrà guidare le politiche dell'ADSP nei prossimi 15 anni, quindi nasce dalla necessità di integrare le scelte di sviluppo in un territorio vasto quanto la Sicilia occidentale, ma a partire dalla sfida chiave del potenziamento delle porte sul mare che potranno supportare il rafforzamento degli scambi e l'innovazione delle economie locali, sia connettendola alle reti più ampie, sia offrendo una piattaforma adeguata al completamento delle filiere produttive legate al trasporto marittimo. Leggiamo questo punto 2, approccio metodologico e operativo della redazione del DPSS. Quindi la legge 84-94 e successiva aggiornata. L'assetto della legge 84-94, riformato e novellato dai decreti legislativi 169-2016 e 232-2017, ha visto una sostanziale trasformazione degli strumenti di pianificazione portuale. L'originaria impostazione della legge 84 aveva previsto all'articolo 5 la definizione sostanziale dei piani regolatori portuali dei singoli scali. Questi, a differenza del passato, non erano più visti come delle mere elencazioni di opere infrastrutturali, protese nel loro insieme a rispondere ad una domanda legata alla crescita di determinati traffici, ma divenivano dei veri e propri strumenti di pianificazione di carattere urbanistico, dotati di disciplina del suolo, funzione e destinazione d'uso, norme di attuazione, indici, parametri e altri elementi tipici della pianificazione urbanistica ordinaria e legati intimamente alle altre pianificazioni territoriali sovraordinate. La complessità delle fasi di approvazione del PRP è uno degli elementi più importanti a determinare un forte ritardo nella generalizzata attuazione dell'articolo 5, legge 84 del 94. Nel caso del porto di Palermo, ad esempio, ha determinato un iter estremamente lungo, ancorché fruttuoso. Il decreto legislativo 169-2016, nel disegnare il nuovo e attuale assetto dell'autorità portuale, ha introdotto il piano regolatore di sistema portuale, quale nuovo strumento di pianificazione dei porti visti nella logica unitaria di sinergia voluta dalla Scusi, la data è del 2016 di questa norma, no? Decreto 169 del 2016, sì. Nel disegnare il nuovo e attuale assetto delle autorità portuali, ha introdotto il piano regolatore di sistema portuale PRSP, quale nuovo strumento di pianificazione dei porti visti nella logica unitaria di sinergia voluta dalla riforma, che però non ha modificato le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici, prevedendo per i nuovi PRSP le stesse modalità in vigore per i precedenti PRP. Con il secondo decreto, cosiddetto correttivo porti, del decreto legislativo 232, è stato modificato anche l'iter approvativo del PRSP ed è stato adeguato anche il modello costitutivo e funzionale degli stessi. In forza di tale ultimo disposto normativo, il PRSP si compone di un documento di pianificazione di sistema di natura fortemente strategica. Il DPSS, documento di pianificazione strategica del sistema, e il PRP dei singoli scali. Il DPSS quindi assume una notevole rilevanza perché definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione dell'autorità di sistema portuale, individua e perimetra le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retroportuali, le aree di interazione porto-città e i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio, di tipo viario e ferroviario, coi singoli porti del sistema e gli attraversamenti dei centri urbani. Prevede una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi, le scelte operate e i criteri seguiti nell'identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione e rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuna, al fine di descrivere l'assetto territoriale del sistema, nonché di assicurare una chiara e univoca
identificazione degli indirizzi nelle norme e nelle procedure per la redazione dei piani regolatori portuali dei singoli scali. Ok, questa è la mappa. I quadri normativi di pianificazione territoriale di interesse per il DPSS. Redige un elenco esaustivo della normativa vigente in materia di autorità portuale di pianificazione e programmazione di opere pubbliche in ambito portuale pressoché impossibile. Tuttavia, alcuni punti fermi possono essere individuati su quattro livelli chiave. A livello comunitario, il libro bianco per la politica dei trasporti, le comunicazioni e le politiche della Commissione per il potenziamento delle connessioni intraeuropee e transeuropee rappresentano il quadro generale di riferimento per tutto il sistema di trasporti e della mobilità, in particolare per i sistemi portuali. A livello nazionale, i piani relativi ai trasporti e alla logistica e la programmazione dei fondi strutturali e di bilancio sono la spina dorsale del quadro programmatico operativo per la trasformazione infrastrutturale e funzionale dei porti e, indirettamente, dei sistemi urbani connessi ad essi. A livello regionale, la pianificazione territoriale di settore, la pianificazione del paesaggio, la tutela dell'ambiente, della natura, la gestione dei rischi e la fruizione delle coste, seppur esternamente alle circoscrizioni portuali, costituiscono un vasto framework di pianificazioni che possono costituire invarianti e condizioni delle strategie di sviluppo della DSP. A livello sopralocale, medesima attenzione va posta agli strumenti lasciati in eredità dalle disciolte province regionali, nonché alla pianificazione delle città metropolitane e dei liberi consorzi di comuni, ai sensi della legge regionale 15/2015, che rappresenta gli interlocutori territoriali di maggiore rilevanza per le strategie territoriali di sviluppo e per la coerenza territoriale delle azioni di potenziamento infrastrutturale anche relative all'ultimo miglio. A livello comunale si riscontra la maggiore varietà rispetto alle singole circoscrizioni portuali, che renderà più rilevante la programmazione strategica delineata dal presente documento, i piani regolatori generali e i piani particolarizzati dei centri storici prospicienti le circoscrizioni portuali sono un importante interlocutore nella costruzione delle strategie. Bisogna tenere in considerazione anche i piani del traffico e della mobilità ed eventuali altri piani di settore. Allora, qua abbiamo il livello, quindi Commissione Europea, note sullo stato di vigenza, soggetto gestore del piano, qua ci sono tutte le note che regolamentano i piani e chi gestisce. Questo c'è bisogno di leggerlo. Secondo me sì. Allora, livello Commissione Europea, White Paper on Transport. Vabbè, questo ve lo leggete voi in inglese, anche perché io non sono bravo a leggere in inglese. Note sullo stato di vigenza. Con 211-194 fine all'approvato alla Commissione. Oh, procediamo avanti comunque. Infatti possiamo leggere quelle della a livello regionale. Io direi che ci possiamo anche fermare diciamo sulla lettura. Ci fermiamo sulla lettura e passiamo definitivamente poi invece alle comunicazioni, visto e considerato che sostanzialmente poi in presenza degli uffici e dell'assessore la prossima settimana potremo ulteriormente magari chiedere dei chiarimenti in merito a questo documento di pianificazione. Se invece ci sono interventi da parte dei consiglieri in merito alle comunicazioni, diciamo
potete avere la parola, consigliere Scarpiato, consigliere Gelada. Sono interventi? No, presidente. Posso? Prego. No, presidente, io sostanzialmente volevo solo ribadire quello che è, insomma, il sentiment che avvolge in questo momento la città. E, ovviamente per questa delibera mi riservo di fare l'intervento poi con gli uffici. Ovviamente abbiamo capito che si tratta di una delibera molto importante che va a dare sicuramente una mano sotto il punto di vista strategico a quella visione che è legata ai porti, ma che comunque confluisce in termini di programmazione anche sulle attività produttive e su tutti quei comparti che comunque sono afferenti alle aree portuali. Detto questo, presidente, le dicevo che ancora una volta questa amministrazione dimostra di non avere acume politico. Proprio ieri ho continuato a fare i sopralluoghi relativi ovviamente alla viabilità. Abbiamo visto che tecnicamente la città è in ginocchio. Io qualche giorno fa, durante un mio intervento, avevo precisato al collega Cusumano quello che era lo stato dell'arte rispetto al diserbo, alla raccolta rifiuti, raccolta che peraltro vedo in questo momento ferma, lo potrà confermare anche il collega Gerarda, in zona terza circoscrizione abbiamo già, si vanno accumulando i rifiuti in varie parti, quindi significa che qualcosa non sta funzionando rispetto alla raccolta. Ma parlando di viabilità, le dicevo che ieri mi sono soffermato, oltre a fare il solito giro e quindi Ponte Corleone con i lavori, incolonnamenti, ieri ho ricevuto telefonate, la fila arrivava a Villa Abate. E peraltro sappiamo bene che la zona, la strada che collega e quindi la viabilità sempre in zona Oreto, stiamo parlando via stazione, sotto Guadagni e quant'altro, in questo momento è interrotta per alcuni lavori che stanno facendo anche alcune società partecipate e non aiuta per niente in termini di viabilità. La città è in ginocchio. Cosa fa l'amministrazione attiva? Piuttosto che programmare i lavori e cercare in un momento così difficile di andare a bilanciare e ottimizzare uomini, risorse e mezzi, riattiva la ZTL, lo sappiamo, lavori infiniti in tutta la città, cantieri che non si sbloccano perché abbiamo visto quello che succede in termini ovviamente legati agli aspetti amministrativi che dovrebbero essere da una parte sollecitati dall'amministrazione attiva e dall'altra anche dai tecnici. Tutto si va a riassumere in mancata programmazione, città in ginocchio, viabilità che fa acqua da tutte le parti e i cittadini sono prigionieri oggi più di ieri. Rispetto a che cosa, presidente? A una visione che ha il sindaco di una Palermo innovativa, che di innovativo non ha nulla, anzi siamo prigionieri del traffico. Dov'è la programmazione, dov'è la progettualità, dov'è l'amministrazione attiva? Invece di risolvere i problemi e andare avanti, qua la situazione va peggiorando giorno dopo giorno. Noi abbiamo nelle nostre corde la programmazione. E di programmazione vi posso garantire che se ieri la programmazione era pari a zero, oggi stiamo scendendo e siamo fanalino di coda, e lo saremo perché tutte le graduatorie di tutti i giornali lo riporteranno fra qualche mese, perché questi sono gli esiti che ci saranno e vedranno Palermo all'ultimo posto in tutte le classifiche, non solo traffico, inquinamento, su tutto. Programmazione pari a zero, e noi che in questa commissione abbiamo la programmazione, una delle nostre peculiarità e delle nostre fattispecie, ogni giorno cerchiamo di tendere la mano e pungolare l'amministrazione attiva, ma dall'altra parte riceviamo solamente che cosa, presidente? Silenzio assordante, che non è quello dei palermitani che si lamentano. Ieri non si poteva ovviamente transitare non solo da via Regione Siciliana ma anche nelle zone centrali, per non parlare della zona legata al Foro Italico, dove, come ho detto qualche giorno fa, ci sono ancora dei lavori, ma che la fila
dall'altra parte, perché è una valvola di sfogo, va ad alimentare quel lungo serpentone che parte da Villabate e che se da via della Regione Siciliana non può passare. Immagina di poter utilizzare l'asse marittimo e invece rimane lo stesso imbottigliato. Purtroppo, Presidente, posso solo esprimere il mio più vivo disappunto per un fallimento totale sotto tutta la linea e sotto tutti i punti di vista, per non parlare dei servizi che vengono erogati alle società partecipate, ma la prossima settimana avremo sicuramente l'assessore e il presidente della RAP che ci vorranno rendere edotti rispetto a che cosa. A un punto di caduta, Presidente. Questa città ormai è vittima di questa amministrazione, è vittima di una mancata programmazione, è priva di progettualità, e quelli che stanno pagando le conseguenze sono sempre i cittadini palermitani. Solo questo era uno sfogo, Presidente, solo per comunicare, ovviamente nell'ambito dell'Istituto delle Comunicazioni, quello che di sbagliato ha questa amministrazione. Ne potrei parlare per circa 2 ore, ma mi soffermo solo sull'aspetto legato alla viabilità, perché più avanti si va, peggio, non solo non arrivano le risposte, ma peggio è per i palermitani che sono ostaggio di questa amministrazione. Grazie. Grazie, consigliere Scarpinato. Consigliere Gelarda, lei deve intervenire sulle comunicazioni? Sì, io, diciamo, anche se molto già detto il collega che mi ha preceduto, dico, è sotto gli occhi di tutti il problema della viabilità. Veramente l'unica cosa che ci salva e che salverà anche questa gente che ci amministra è che le scuole finiscono, credo, oggi, e quindi avremo un po' di respiro, ma diciamo non per merito loro. Per quanto riguarda i lavori, che poi c'è stato lì un balletto anche di comunicati, ci sono dei lavori in corso, non è una partecipata che sta facendo questi lavori, Via Guadagna, ma è la Terna, con restringimento, sono state divelte subito dopo il ponte Bailey, sono stati divelti anche dei cartelloni, e quel ponte Bailey c'è un segnale a Piazza Guadagna, questo l'ha visto anche il collega Scarpinato, che c'è un bel divieto di accesso, c'è scritto strada chiusa, quindi molta gente non passa da là, va a finire sul ponte Reto, perché questo ponte piccolino per quanto è, ma abbiamo capito che ha anche una sua valenza, perché centinaia di macchine riescono a svincolare da lì piuttosto che dal ponte Oreto. Io vorrei ragionare insieme a voi su una cosa. Io vorrei fare una proposta. Questo ponte Bailey fu montato alcuni anni fa dal genio militare. La convenzione. Permettimi, Igor. Quarto reggimento genio guastatore, scusami, perfetto, ma no, l'ho fatto per una questione di affetto. E ti ringrazio dal quarto reggimento genio guastatore, ti ringrazio per la importante precisazione. La convenzione è scaduta da 10 anni, abbiamo un problema pure per questa convenzione, ma perché noi non diciamo cerchiamo di capire in qualche Non lo sentiamo più, non possiamo più capire. Addirittura si è disconnesso. Allora, vi devo dire che ci sono problemi di linea stamattina, va e viene la connessione, può capitare. Abbiamo solo qualche minuto, Presidente, per vedere se si riesce a ricollegare. Assolutamente sì. Se il consigliere Gelarda. Se il consigliere Gelarda non si collega perché è caduta la linea, io direi di. Forse non si è accorto che è uscito.
sta continuando a parlare. Avvertiamolo. Sì, Segretario, se lo può avvertire, lo avverta. lo stavo No, ma lui secondo me sta provando a ricollegarsi, lo sa che si è staccato, quindi. Vabbè, prova, intanto noi vediamo di andare avanti. Ok. Niente, Presidente, non c'ha più io connessione internet, sta cercando di riattivarla. le propongo di leggere il verbale allora, Presidente. Sì, procediamo con la lettura del verbale ed eventualmente l'intervento, il consigliere Giallo lo farà successivamente. Leggiamo il verbale, segretario. Procediamo con la lettura del verbale. Sì. Allora. Ecco qua. Verbale numero 903 del 4 giugno 2021. Il vicepresidente Anella alle ore 10:15 apre la seduta in modalità telematica in seconda convocazione con la presenza dei consiglieri Gialarda e Scarpinato. La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al seguente link. Che succede? Vediamo, forse ha mandato un messaggio Gelarda. No. Argomenti a trattare, parere ai sensi dell'articolo 5 della legge 8494 del documento di pianificazione strategica di sistema DPSS della DSP, comunicazione, programmazione incontri, varie eventuali, approvazione del verbale numero 902 del 3 giugno 2021, approvazione del verbale alla seduta odierna. Il Presidente chiede ai consiglieri se ci sono comunicazioni. Il consigliere Scarpinato chiede al segretario di leggere i pareri relativi alla delibera di cui al punto 1 per approfondire la tematica in vista dell'audizione dei dirigenti che avverrà la prossima settimana. Pertanto le comunicazioni si effettueranno a seguire. Il Presidente Anello chiede di leggere il verbale della seduta di ieri. I consiglieri concordano. Presidente Anello. Ok, e si procede con la lettura e l'approvazione del verbale. Il verbale 902 del 3 giugno 2021 viene approvato all'unanimità dei presenti. Presidente Anello propone di continuare con la lettura della delibera di cui al punto 1. Il consigliere Scarpinato che ritiene questa delibera importante ed è giusto approfondire il documento. Si procede con la lettura del documento di pianificazione. Presidente Anello chiede se ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri. Il consigliere Scarpinato ribadisce che la delibera è molto importante in termini di programmazione anche sulle attività afferenti alla circoscrizione portuale. Comunica che in questi giorni ha fatto dei sopralluoghi relativamente alla viabilità e ha constatato che il traffico in città è in ginocchio e non si capisce cosa sta facendo l'amministrazione attiva per risolvere il problema. Precisa che ha constatato che si sta procedendo col diserbo, ma ha constatato anche che i rifiuti si accumulano in varie strade. Ribadisce e sottolinea che i cittadini sono prigionieri del traffico dei rifiuti, del traffico e dei rifiuti, e l'amministrazione attiva non pone in essere un'attenta programmazione per risolvere tale situazione. La commissione che ha tra le proprie competenze la programmazione cerca di risolvere i problemi dei cittadini di Palermo, ma l'amministrazione è sorda alle richieste effettuate. Fa riferimento anche ai lavori che si stanno effettuando al Foro Italico che causano traffico e lunghe code di veicoli. Sottolinea che la prossima settimana la Commissione dovrà udire il Presidente della RAP e l'Assessore Marino per fare il punto della situazione. Il Consigliere Gialarda è d'accordo con quanto detto al Consigliere Scarpinato, sottolinea la situazione del traffico a Palermo, spera che con la fine delle lezioni scolastiche il traffico possa essere alleggerito. Sottolinea i lavori che si stanno effettuando in zona Oreto, che naturalmente, scusate, sottolinea i lavori che la Terna sta effettuando in zona Oreto, che naturalmente ha dovuto deviare il traffico, ma anche chiudere il transito sul ponte Bail, sul fiume Oreto. Relativamente a tale ponte, costruito al genio guastatore dell'esercito italiano, propone, ma poi si è andata via la connessione,
e quindi si è fermata così. Non so se devo lasciarla questa parte. No, forse questa parte è meglio perché l'ha lasciata incompleta, quindi non, non potresti cioè in teoria cosa verbalizzi? No, però infatti, si può fermare su Terna, sui lavori fatti da Terna, eccetera, sì, eccetera. appunto, va bene, la proposta la togliamo. Quindi il taccio sul Ponte Baglio e sul Fiume Oreto. Il Presidente chiede al segretario di leggere il verbale della seduta odierna, si procede con la lettura del verbale e l'approvazione, si procede con la lettura e l'approvazione del verbale. Quindi a voi per l'approvazione del verbale della seduta odierna. Presidente. Procedo. Si sta pre col sì, eccolo qua. Eccoci, eccoci, eccoci. Allora, votazione. Procediamo con la votazione. Ok, Anello. Favorevole. Musumano. Assente. Calarda. Assolutamente assente. Non riesce a collegarsi. Scarpinato. Io sono tentato. Favorevole, favorevole, favorevole. Ok, ricevuto. Zacco, assente. Approvato all'unanimità dei presenti. Benissimo, allora sono le 11.07, abbiamo approvato pure il verbale, chiudiamo la seduta e ci riaggiorniamo a lunedì. Arrivederci a tutti. Arrivederci. 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 Stacco la registrazione.